Ma era importante raggiungere l'obiettivo. Normale, dopo 4-0 all'andata, qualcuno pensava che la partita fosse facile, invece non è stata così. Loro hanno fatto un buon primo tempo, noi abbiamo giocato un pochino neanche timorosi, però cercando di più nella gestione della palla che nell'andare a cercare di far gol. Era tanto che non giocavamo con 3 punte, anche se davanti hanno lavorato molto e sono andati da fare. Abbiamo sbagliato soprattutto diversi ultimi passaggi, dagli errori che abbiamo fatto abbiamo subito i gol. E loro hanno fatto un buon primo tempo, noi anche quando potevamo giocare in avanti abbiamo giocato all'indietro. Invece il secondo tempo abbiamo preso coraggio, loro sono un po' calati, abbiamo avuto qualche situazione importante, magari se Stefano alla fine del primo tempo faceva gol, il discorso era chiuso, però sono contento del passaggio del secondo tempo, è normale che il primo tempo vada analizzato. Era importante, io sabato prima di Palermo ho dichiarato che Palermo era la partita del campionato e stasera era la partita della stagione, perché il passaggio del turno è un obiettivo importante, soprattutto dopo la partita di andata, e quindi bisogna essere contenti di quello che hanno fatto i ragazzi, cercando soprattutto bisogna migliorare la prestazione del primo tempo. Ho saputo che Real e Barcellona sicuramente sono in questo momento sono le squadre più forti in Europa. Noi però quando saremo tutti al completo e all'ottica di disposizione potremo sicuramente dire la nostra. Credo che il Milan negli ultimi 4 anni sia stato sempre eliminato agli ottavi, abbiamo raggiunto quarti, credo che stasera era importante raggiungere i quarti perché ritorniamo nelle prime 8 in Europa e soprattutto l'anno prossimo saremo testa di serie se non erro e quindi è un altro bel vantaggio.